Ogni 100 euro che abbiamo guadagnato tra gennaio e marzo scorsi, 38 sono finiti in tasse. Un aumento dello 0,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, comunica oggi l'Istat. Nel 2018 la pressione fiscale era infatti al 37,7% come nel 2017. Per trovare un livello di tasse più alto, dobbiamo andare indietro fino al 2015. Lei si è accorto di questo aumento delle tasse? No, io me ne sono accorto per niente, perché non penso niente e io vado avanti come va. Tanto sono tutti ladri. Io sì, pagavo 100 e qualche cosa, non pagate 140. Ma i governi dicono sempre che bisogna tagliare le tasse. Dicono, ma io metterei tutti... vabbè, lasciamo perdere, va. Ma mi devi far arrabbiare. Vediamo un po' modesta, la prossima volta si pagava di meno. Ci sto un po' più attento, controllo. Le scuole servono, gli ospedali servono, serve tutto, le strade servono, quindi in una democrazia le tasse si pagano e non è nemmeno la flat tax, quella è inciviltà. I governi hanno sempre ragione. Ma poi l'Istat li smentisce. Insomma, hanno sempre ragione, tanto fanno come gli pare, perciò... Però non la abbasseranno mai, perché promesse tutti, poi chi e mantiene? È pessimista. Sono realista. Allora andiamo in peggio anziché meglio. E come si fa? C'è un modo per pagarne di meno? Momentaneamente ce ne stanno tanti. Vedo che ognuno se li va a cercare e li trova. Ecco. Poi arriva il conto però. Poi arriva il conto? Sì, poi arriva il conto. Bisogna vedere se lo paga questo conto. Hai capito?